Ciao amici, eccoci qua. Oggi giornata unboxing perché ci sono nuove collaborazioni e soprattutto nuove novità sul canale. Quindi andiamo a iniziare subito dopo la sigla con il vostro Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Eccoci qua, prima di tutto ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e mettere soprattutto la campanella per i prossimi video che saranno molto scoppiettanti. Allora, iniziamo l'unboxing, iniziamo a scartare un po' di cose. Tutti hanno il taglierino, quelli tecnologici, il tecnico digitale alle forbici da elettricista, quindi iniziamo. Primo pacco che ci arriva direttamente da Sky, andiamo ad aprirlo, che sarà la novità del prossimo video che verrà, quindi tenetevi stretti sul canale. Allora, iniziamo, apriamo. Cosa sarà? Ve lo dico? Vabbè dai, ve lo dico. Guardate, Sky Wi-Fi, il nuovo Wi-Fi di Sky. Come funziona? Vi spiegherò passo passo. Eccolo qua, bellissimo, guardate il nuovo modem di Sky Wi-Fi con la sua password, le sue connessioni e tutto il resto. Io non ce l'ho in prova, ma ho solo questo per tenerlo in esposizione, anche perché mi devono attivare tutto quanto il resto. E quindi sto aspettando per il momento, ve lo mostro, vi mostrerò anche varie novità. Quindi questo è Sky Wi-Fi. Faccio vedere, visto che ci sto, questo è il modem, questa è la scatoletta con tutti i cavetti, cavettini, eccoli qua, fibra, tutto il cavetto. Andremo a scoprire. Il prossimo video dedichiamo direttamente tutto questo a Sky, poi Sky Wi-Fi, e andiamo. Poi secondo, andiamo ad aprire questo pacco che ci arriva da Amazon. Bello scatto. Oh, altra novità in arrivo, guardate qua, decoder DVT-S2. Che cos'è questo? Ve lo spiegherò nei prossimi video, perché sta arrivando a settembre, ci sarà il primo switch off che in pratica riguarderà tutte le città italiane. Sarà uno switch off un po', in pratica leveranno tutti i canali normali, rimarranno solo quelli HD. E quindi chi ha televisore ancora con che si possono vedere qualche canale HD riuscirete a vedere. Chi non ha quei tipi di televisore o non hanno il T2 incorporato dovranno comprare questo, che è un decoder digitale terrestre, anche wifi support. Lo testeremo solo per voi, quindi rimanete collegati. Nuove novità, importanti novità in arrivo, anche perché mi stanno arrivando altri tipi di decoder, sia del digitale terrestre che del satellite, i famosi TV-SAT. Ne ho trovato uno che ve lo dirò nel prossimo video, quindi questo, mi raccomando, ricordatevelo, sarà una recensione dei prossimi video che andrò a fare. E ce ne saranno altre perché vi voglio un po' raccontare come funziona il T2, se avete il televisore adatto, per chi non ce l'ha, ci sono anche dei sistemi Android. E vi dico un'altra cosa, ho trovato in pratica un altro decoder che racchiude tutto quanto, quindi sistema Android, TV-SAT, digitale terrestre, tutto in uno. Poi vi ricordo, anzi no, ve lo dico al prossimo video. Oh, poi un'altra novità perché vedete che cos'è questo? Eolo,
In pratica ho raggiunto l'accordo con Euro, sarò loro installatore e questo in pratica è il primo pezzo che mi arriva da Euro. Ve lo faccio vedere. Questo è un tester che lo dovrò usare per le installazioni di Euro e un giorno penso vi farò pure vedere come avviene un'installazione. Se anzi, mi sa che lo vedrete presto perché ho deciso di provarlo a mettere anche qui a casa mia. Lo metto in prova, vediamo come va, lo testeremo, vi farò anche degli speed test visto che sono diventato anche tecnico loro. Inizierò a montare tutti queste antennine, queste cose, loro gestiscono una banda molto alta, hanno detto che arrivano fino a 100 mega. Noi lo testeremo e poi ci sarà anche un video dedicato perché ho deciso di mettere in cascata due linee internet attraverso un modem che c'è la possibilità, ma questo non vi svelo altro perché sarà nei prossimi video. Poi mi stanno arrivando anche un po' di materiale e poi ultimo pacco più grande, vediamo un po' che novità abbiamo. Che cos'è? Oh, grande novità. Oh, finalmente è arrivata. Ecco qua la mia nuova agenda. Va bene, questo è per il mio lavoro che mi serve e sarà anche una. Vediamo un po', se volete vedere qui vi lascio anche il link in descrizione di dove trovare questa agenda, la trovate su Amazon, da quello che vedo è molto interessante, non costa neanche tanto e devo dire veramente bella. Se volete vi lascio anche il link in descrizione, vi lascio anche il link in descrizione di questo e questo qui ve lo lascio anche. Il mio cliente Giacomo Passasky sarà molto contento perché sono arrivate le sue cuffie che mi aveva richiesto. Intanto adesso le apriamo e ve le faccio vedere. Tanto gliele devo mandare io, quindi lo apro io. Allora, vi ricordate l'altro giorno l'adattatore da cavo ottico a digitale? Questo, ho trovato questo tipo di cuffie della Meliconi, no, non mi fa da sponsor, ve lo dico solo, però costano poco e in pratica ti danno la possibilità di attaccare direttamente le cuffie con il cavo ottico, quindi se avete i televisori quelli nuovi che non c'è più l'attacco jack, c'è questo tipo di cuffie che è la possibilità di attaccarle col cavo ottico. Quindi adesso andiamo ad aprirle, tanto le devo montare al mio cliente, poi se volete vedere il video me lo dite. Poi Giacomo è un mio cliente che mi segue anche su YouTube. Queste sono le cuffie tue, vediamo un po' se abbiamo azzeccato. Eccole qua, della Meliconi, belle, fatte bene, vediamo la scatoletta. Questo è il cavo d'alimentazione delle cuffie, sicuramente non avrà problemi di sentire l'audio. Qui c'è l'attacco jack, ma questo ti dà anche la possibilità di attaccarli. Ecco, no, scusate ma mi hanno sbagliato le cuffie, quindi le dovrò rimandare indietro. Mannaggia, in pratica qui c'era l'attacco, vi faccio vedere, qui ci dovrebbe essere l'attacco ottico, ma non c'è, non ho capito perché, ma io ho ordinato quelle con l'attacco ottico e questo è un errore, quindi queste cuffie vanno subito indietro. Giacomo, mi dispiace ma devi aspettare un po'.
sbagliato. Quindi per questo video è tutto, vi lascio a questo unboxing e soprattutto rimanete collegati per i prossimi video, perché vi presenterò prima cosa SkyQ. Ci sarà il test di questo fantastico. Allora, vediamo qua. Non ve l'ho aperto questo. Perché? Non vi siete ricordati? Di questo decoder digitale terrestre, detto da tanti uno dei migliori e fatti bene. Io lo testo e poi ve lo dico io se è fatto bene o no. Vediamo il telecomando. Che miseria. Eccolo qua, bellissimo decoder piccolo, questo si può mettere tranquillamente pure dietro al televisore. Da quello che ho visto c'è anche il wifi, ma non ho capito, vediamo un po' come funziona. E per questo video è tutto, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Lascia un like, scrivi nei commenti se vuoi sapere qualcosa in più. Cercheremo prossimo video di unboxing, cercherò di capire perché mi sono arrivate le cuffie non col cavo ottico, con l'entrata ottica, e niente, ci vediamo ai prossimi video. Ciao dal vostro tecnico digitale.